stati convinti che questi tre diritti costituzionalmente riconosciuti e previsti potessero coesistere. Certo, in tutti questi anni non abbiamo avuto l'impressione che così fosse, però non ci siamo mai arresi, ci siamo affidati al mondo scientifico per dimostrare che la cosa poteva essere fattibile. Abbiamo prodotto documenti, abbiamo fatto iniziative, abbiamo coinvolto anche esperienze di altre parti del mondo per dimostrare che ambiente, salute e sicurezza assolutamente non devono essere in contrapposizione. Noi speriamo di arrivare anche in questo territorio, ma io posso dire in tutto il territorio pugliese, ad un risultato che possa dimostrare le nostre convinzioni. Questa mattina facciamo un approfondimento con i responsabili dell'ASL. Salute, ambiente e sicurezza per noi sono cari, ma tutta l'organizzazione, perché appunto, come si diceva prima, ce ne occupiamo da sempre. E quindi questa mattina, attraverso il gruppo dirigente della nostra organizzazione, facciamo questi approfondimenti affinché si possano portare anche sui luoghi di lavoro tutta una serie anche di dati, ma sicuramente anche di attenzione maggiore. Per noi salute, sicurezza e ambiente non è solo ILVA, sono anche tutti gli altri luoghi di lavoro e tutto il territorio di Taranto, e quindi noi, attraverso questo approfondimento e studio di oggi, rafforziamo le nostre conoscenze affinché appunto si possa dare anche l'informazione corretta e precisa ai cittadini, ai lavoratori, ma a tutti. Si può pensare che l'ambiente e la salute possono essere due principi o due diritti non conciliabili, altrettanto la sicurezza. È possibile che non si debba lavorare per essere sicuri, a parte che non si sta sicuri neanche a casa, ma questo è un diritto del lavoratore, un diritto del cittadino di vivere, poter lavorare in sicurezza e poter respirare un'aria idonea. Quindi questi sono dei diritti che devono coesistere. Non è possibile che solo a Taranto questo non possa avvenire, e quindi deve essere, ecco, l'importanza di poterci incontrare, sapere bene quello di cui stiamo parlando. Questi giorni sentiamo parlare di Taranto anche a gente che, se gli mettiamo una cartina dell'Italia davanti, non saprebbero indicare dove si trova Taranto. Ecco quindi che abbiamo accettato molto volentieri l'invito della CISL a parlare di questi argomenti, a conoscere realmente, a discutere di quelli che sono i punti concreti e reali della qual è la situazione a Taranto, per poter essere chiari anche nel poter pretendere ed esigere che questi tre diritti possano coesistere anche nella nostra città.